Lavandare è l'ultima poesia di Giovanni Pascoli che leggiamo. È una poesia malinconica, nel senso che all'interno di un paesaggio autunnale che è caratterizzato soprattutto nella prima strofa dal colore grigio, il campo mezzo grigio e anche nero del terreno, mezzo nero, e dalla nebbia, la leggera nebbia. È da questo aratro che è abbandonato in questo campo. La prima strofa, infatti, è caratterizzata soprattutto dagli aspetti visivi. Poi ci sono gli aspetti uditivi nella seconda strofa, il vicino torrente da cui si ascoltano gli echi del lavoro delle lavandare, il tonfo ritmato dei panni battuti, la cantilena con cui le donne accompagnano la loro fatica. E questo prelude alla terza e ultima strofa in cui si narra la triste storia di un amore tradito, la lontananza, l'abbandono, no? La vana attesa dopo l'abbandono, una donna che aspetta inutilmente il suo uomo che l'ha abbandonata. Questa poesia ha uno schema metrico interessante, quello del madrigale. Il madrigale è un componimento fatto di due terzine, vedete qua ci sono due terzine. La rima è alternata, A, B, A, e poi c'è C, E, C. E poi c'è una quartina fatta di due distici, diciamo. Una quartina, un verso di quattro versi, scusate, volevo dire una strofa di quattro versi, è fatta, dicevamo, di due distici. Generalmente il madrigale, per esempio quello di Petrarca aveva questi due distici con la rima baciata, invece qua abbiamo una rima alternata. Ecco, perché parlo di questi procedimenti metrici? Perché anche i procedimenti metrici contribuiscono a rendere il ritmo lento e spezzato. Questo però poi soprattutto attraverso gli accenti particolari e anche l'utilizzo di enjambment, l'endecasillabo classico, che è molto musicale, viene invece reso qua in un modo volutamente monotono, insomma, proprio per indicare, insomma, questa lamentela, no? Di questa donna che è lasciata dal suo uomo. Allora leggiamola questa poesia. Nel campo mezzo grigio e mezzo nero resta un aratro senza buoi che pare dimenticato tra il vapor leggero. Come abbiamo visto, nelle Mirice ci sono delle descrizioni ambientali. Apparentemente queste descrizioni ambientali sono oggettive, no? Come quando, per esempio, cioè, sembra che il poeta ci descriva davvero semplicemente un campo e in mezzo a questo campo un aratro. Ma attenzione, il senso di questo aratro che è in mezzo al campo lo capiamo solamente alla fine della poesia. È un evidente segno della solitudine dell'uomo. In certe poesie poi dopo l'uomo compare, no? L'uomo e la donna compaiono, certe Mirice. Ad esempio in questa strofa finale compare la donna abbandonata dall'uomo. In certe altre, come ad esempio nell'Assuolo, che abbiamo visto, abbiamo letto insieme un'altra volta, è implicito. Ma c'è sempre comunque questa forte soggettività, apparente. Oggettività, apparentemente impressionistico, no? L'impressionismo, lo studierete in storia dell'arte, è quando noi abbiamo di fronte una realtà che cerchiamo di rendere, così come se ad esempio i nostri occhi o i nostri sensi, eccetera, semplicemente facessero una copia di questa realtà veritiera, immediata, spontanea, ma in realtà dietro questo apparente impressionismo c'è l'espressionismo pascoliano, cioè il suo forte sentimento, no? I forti sentimenti soggettivi, insomma, che di fatto emergono, volenti o nolente. Abbiamo visto i dolori, le sofferenze. Lui, in prima persona, ha vissuto una vicenda di abbandono, no? Magari non un abbandono voluto. Qui c'è un abbandono, non so, un uomo che ha lasciato la sua donna. Nel caso di Pascoli abbiamo visto le perdite familiari, no? Quindi cose non volute, no? Ma sta di fatto che l'esperienza dell'uomo è questa è quella di essere lasciato solo. Dicevamo quindi che in mezzo a questo campo
mezzo grigio e mezzo nero. È interessante la contrapposizione delle due macchie di colore nello stesso verso, la mezzo grigio e mezzo nero. Sì, sta a indicare ovviamente questo il campo che è stato per metà arato, mentre per l'altra metà no. Però è interessante questa sovrapposizione, no, di questi due colori non colori, chiamiamoli così. È interessante la ripetizione dell'aggettivo mezzo. In questo modo, quindi, le parole si succedono l'una dopo l'altra e sono parole di uguale lunghezza. Sono tutti bisillabi: campo, mezzo, grigio, grigio, mezzo, nero. E il verbo si trova invece sospeso all'inizio del verso successivo. In questo primo verso solamente i nomi. E il verbo dobbiamo aspettare, no, a trovarlo, perché lo troviamo solamente all'inizio del verso successivo. Questo crea un clima, dicevamo, di attesa, di sospensione, no? E amplifica, ecco, questa, diciamo, lentezza, possiamo dire, che è caratteristica di questa lirica. Resta un aratro, l'aratro che è il soggetto, no? Di questa, si trova solo a metà. Anche questo un po' isolato, insomma, la metà di questo verso, esattamente come è isolato l'aratro in mezzo al campo. Abbiamo già detto che l'aratro, qui abbiamo una specie di similitudine implicita, insomma, che poi diventa esplicita però alla fine della poesia, perché l'aratro ritorna alla fine della poesia, come l'aratro in mezzo alla Maggese, no? Qui per il momento la similitudine è implicita. L'aratro è come l'uomo, oppure come la donna abbandonata dall'uomo. Poi diventa esplicita nell'ultimo verso della poesia. Senza buoi. Quindi la mancanza degli animali che trainano l'aratro amplifica l'idea di immobilità, di staticità, di lentezza, di immobilità, di staticità. Cioè manca il dinamismo, giusto? Se ci fossero i buoi attaccati all'aratro ci sarebbe il dinamismo, invece non c'è. Che pare dimenticato tra il vapor leggero, cioè pare dimenticato in mezzo alla nebbia mattutina che sale dal terreno. Resta un aratro, che pare dimenticato. Qui dobbiamo sottolineare l'enjambement, che spezza l'unità sintattica. La fine della frase non coincide con la fine del verso. E qui abbiamo un'ulteriore sospensione. Prima abbiamo visto la sospensione della verbo che compare solo all'inizio del secondo verso. Qui abbiamo una sospensione resa dall'enjambment. Anche questo serve per sottolineare il senso di abbandono della scena. Dimenticato, inoltre, è in rima interna con cadenzato. Queste rime interne anche loro contribuiscono a rallentare il ritmo e a dare a questa poesia il ritmo ripetitivo della cantilena, dimenticato, cadenzato. Non ci sono solo le rime alla fine del verso, ma anche rime all'interno del verso che rendono proprio questa poesia come una specie di cantilena. Poi dopo anche questa cantilena diventerà esplicita, no? Perché sarà quasi una specie di citazione di una canzone popolare. E cadenzato dalla gora, cioè dal canale, viene lo sciabordare delle lavandare. Altra rima interna fra sciabordare e lavandare. Insomma, lo sciacquio dei panni nell'acqua, fatto dalle donne che vanno a lavare i panni, appunto, viene cadenzato dalla gora. Cioè, ritmato dai rumori del lavoro, no? Ecco quindi che insomma, le lavandare vanno al canale a sciacquare i loro panni. Canale però non dice canale in generale, ma dice proprio gora, no? Perché Pascoli usa i termini giusti, precisi del mondo rurale, cioè del mondo della campagna. Quindi il loro lavoro è cadenzato dal canale, con tonfi spessi e lunghe cantilene.
I loro canti, le lunghe cantilene e i tonfi spessi del lavoro di questi panni che vengono sbattuti, lavati e sbattuti sul canale, sottolineano ancora di più, dicevamo, la monotonia, di questo loro lavoro. Anche dal punto di vista, delle figure foniche, abbiamo qua, delle figure foniche importanti da sottolineare, che sono ad esempio le allitterazioni, la R e la N seguita da consonante, quindi ad esempio cadenzato e gora nel verso 4, oppure lavandare nel verso 5, tonfi nel verso 6, lunghe e cantilene sempre nel verso 6. Vedete quante volte compare la N seguita da un'altra consonante, insomma. Anche questo sicuramente ha un valore, diciamo cioè rende attraverso le parole il rumore sordo dei panni battuti sulla riva del canale, rende la monotonia, insomma, di questo lavoro, di questi rumori che si ripetono allo stesso modo. Ecco, abbiamo già sottolineato in altre poesie l'utilizzo, oltre a queste figure foniche, anche dell'onomatopea. In Pascoli abbiamo visto ad esempio il lassuolo, no? Molto presente l'onomatopea. Vi ricordate il tintinno piuttosto che il verso dell'uccellino, eccetera. Anche qua abbiamo delle onomatopee, ad esempio il verbo sciabordare nel verso 5. E il gruppo consonantico sh dello sciabordare riproduce proprio quasi quasi il rumore dei panni tuffati nell'acqua. Ecco, dicevamo già i termini tecnici come la gora e le parole chiave. Tra le parole chiave sicuramente la parola dimenticato, così come dimenticato l'aratro, sarà dimenticato anche l'uomo o la donna, insomma. Vediamo. Vedremo nell'ultima quartina. Questo sta a sottolineare il tema principale di questa poesia, che è il tema dell'abbandono. Insomma, come abbiamo visto anche in altre poesie, le Mirice di Pascoli non sono degli idilli o delle descrizioni, delle semplici descrizioni della natura, ma ci vogliono rappresentare attraverso la natura una condizione umana. Ad esempio, la malinconia, no? La malinconia che prova Pascoli nella sua vita viene resa con i tristi colori, colori non colori, dicevamo, il grigio e il nero, con gli echi della fatica umana. Ecco, quindi questo, dicevamo che anche le rime interne rendono questo eco di questo lavoro delle donne. E questo è lo scenario sul quale il poeta proietta il suo stato d'animo, la sua psiche sconvolta, il suo smarrimento, il dolore, la sua sofferenza. Gli oggetti quotidiani si caricano di significati particolari e di profonde suggestioni. E l'immagine dell'aratro diventa simbolo della desolazione. Il ritmo dei versi è spezzato, franto, lento, spezzato, e suggerisce ancora di più questo senso di desolazione che caratterizza la lirica. Leggiamo quindi la strofa finale. Il vento soffia e nevica la frasca. Questo è un tipico esempio di chiasmo. Vi ricordate cos'è il chiasmo? La figura dell'incrocio. Il vento soffia, quindi diciamo soggetto, predicato verbale. Nevica la frasca, predicato verbale, soggetto, si inverte, no? C'è quindi un incrocio fra i soggetti, che sono termini estremi, diciamo, e i verbi, che sono termini medi. Il vento soffia e nevica la frasca, sono le annotazioni che ci fanno capire che è autunno, cioè che c'è vento, sono giornate ventose, e la frasca nevica, ciò vuol dire quindi che cadono le foglie dagli alberi, no? Le foglie cadono in continuazione, come se fossero dei fiocchi di neve, e infatti dice che la frasca nevica, metaforicamente parlando. Insomma, è autunno avanzato, però dice: e tu non torni ancora al tuo paese. Questa è
Fino al verso 7 abbiamo visto praticamente solo la natura. Da 8, 9 e 10 sono i tre unici versi, anzi 8 e 9, a dire la verità. 8 e 9 sono gli unici versi in cui compare l'uomo. Non sempre compare l'uomo o la donna, dicevamo nelle mirice di Pascoli. Ma è evidente qua che c'è uno stretto legame fra l'autunno, che è la stagione tipica della, insomma, dei rimpianti, della desolazione, insomma, della perdita della vitalità, insomma. L'autunno è poi invece, dicevamo, la condizione dell'uomo, quindi la persona che la donna ama non torna più, tu non torni ancora al tuo paese, ti sto aspettando da tanto tempo, non sappiamo altro, no? Non sappiamo per quale motivo quest'uomo ha lasciato la donna, non sappiamo se l'ha lasciato volutamente, appunto come stavo dicendo prima, perché l'ha abbandonata, l'ha tradita, oppure semplicemente perché è stato costretto ad andare via e non è stato più in grado di ritornare. Sta di fatto che lei è rimasta sola. Quando partisti, come sono rimasta? Ecco, qua c'è una cosa abbastanza strana. Non c'è una rima perfetta, ma c'è una assonanza. Infatti, fra frasca e rimasta c'è l'assonanza invece della rima perfetta. Cioè, come sono rimasta quando tu sei partita? Il pathos implicito in altre poesie di Pascoli qua diventa esplicito, viene proprio espresso chiaramente il pathos. Cioè, l'atteggiamento, insomma, di questa donna che rimane così sola, abbandonata, la sofferenza interiore trova espressione. C'è una sensazione di svuotamento così profonda da legittimare l'analogia fra la donna delusa, quando partisti come son rimasta, e l'aratro. Ecco, adesso capiamo che cos'era quell'aratro che si trovava insomma, nella prima strofa. Sono rimasta come l'aratro in mezzo alla maggese, come l'aratro in mezzo al campo che viene rimesso a coltura dopo essere stato lasciato per un certo periodo improduttivo, per ridare fertilità a un campo. Insomma, lo si lasciava inoperoso per un certo periodo, no? E questo campo veniva chiamato così, veniva chiamato maggese. Anche questo, come il termine gora del verso 4, è un altro termine tipico del mondo rurale che programmaticamente Pascoli utilizza, perché Pascoli non usa più il solo lessico filtrato e selezionato della poesia italiana petrarchesca, ma usa anche i termini tecnici specifici del mondo contadino. Ecco quindi che ha un oggetto comune, quindi questo aratro, no? Ad esempio, Pascoli dà un significato che va oltre quella che è l'esteriorità, l'apparenza. Lo fa diventare emblema, simbolo di un sentimento umano. Quindi l'aratro, dimenticato in mezzo al campo, diventa il simbolo della tristezza, dell'abbandono, no? E quindi, anche se lo capiamo solamente alla fine della poesia. Troviamo quindi, abbiamo visto delle metafore, abbiamo visto la similitudine come l'aratro in mezzo alla maggese, e poi però all'inizio c'è un'analogia. L'analogia è una similitudine, è una metafora non esplicitata, non chiara, no? Che non la si capisce in maniera così logica, appunto, è analogica, no? Cioè, si suggerisce l'abbandono, si suggeriscono dei sentimenti all'inizio e poi solamente alla fine capiamo bene anche il senso di questa analogia. Anche il chiasmo, quindi il vento soffia e nevica la frasca, e anche un altro chiasmo si trova al verso 6, tonfi spessi e lunghe cantilene, anche questo è un altro chiasmo, eh? Tonfi, quindi sostantivo, spessi attributo, lunghe attributo, cantilene sostantivo. Anche qua abbiamo un chiasmo che serve a rendere più incisiva la sensazione della noia e della fatica
che contraddistingue l'esistenza delle lavandare. Un'altra cosa importante è questa. Lui conosceva gli stornelli marchigiani. Ci sono diverse raccolte di stornelli marchigiani, cioè di canzoni popolari. Ora, si riecheggiano queste canzoni popolari nell'ultima strofa della poesia. Quindi abbiamo proprio degli stornelli. Uno, per esempio, più o meno suona così. Quando ch'io mi partì dal mio paese, povera bella mia, come rimase? Come l'aratro in mezzo alla maggese. Si può dire quindi quasi quasi che Pascoli abbia copiato in un certo senso, quasi la sua ultima strofa soprattutto, da uno di questi stornelli marchigiani. È però un procedimento voluto anche dal poeta, che evidentemente vuole proprio rendere, no? Pure in questo modo così popolare, tradizionale, eccetera, vuol fare una specie di rivoluzione, no? Perché l'inserimento della canzone popolare, dello stornello, insomma, in una poesia che invece fino a lui, insomma, doveva essere qualcosa di molto più elevato, letterario, culturale, eccetera, anche questo sicuramente è un'operazione molto molto interessante e originale. E quindi possiamo dire un altro esempio di quello sperimentalismo pascoliano di cui abbiamo parlato più e più volte. Una lezione completa su questo autore è presente sul sito 29lode.it ed è disponibile a un prezzo etico all'indirizzo visualizzato.